ragazzi, dite quello che vi pare, inventatevi le peggio scuse, ma questo Real è forte e gioca da Dio. Cioè, adesso verranno sicuramente fuori quelli. Emma l'espulsione di Froler, Emma il rigore non dato all'Atalanta, Emma l'espulsione di Vidal, Emma il rigore per il Real a Milano. No, ragazzi. Ragazzi, questo Real... Forse ci eravamo abituati troppo presto a un Real che si trova a specie di difficoltà. Ci stavamo abituando a un Real che prende 4 per dall'Ajax. Ci eravamo abituati forse a qualcosa che non appartiene alla storia del Real Madrid, che è un periodo di difficoltà che capita a tutte le squadre. Tutte le squadre, ragazzi, hanno avuto un periodo di difficoltà, e quest'anno ce l'abbiamo anche in casa, perché la Juventus. E ragazzi, questo Real sta giocando bene. È vero che comunque il Liverpool non sta facendo una stagione brillantissima. Il Liverpool comunque ha perso con l'Atalanta nel girone, è passata come seconda e rischia, e sembra veramente strano da dire, di non giocare la prossima Champions League, data la posizione del campionato che è settimo. Poi a ritorno può sempre succedere tutto, però stando così le cose, ragazzi, è vero che hanno sbagliato tanto, ma il Real ha fatto quello che doveva fare. Si è trovata davanti una squadra, secondo me, a livello di rosa molto superiore, e ha ribaltato questa statistica. Si è fatta valere molto di più rispetto a Liverpool, ha trovato 3 gol come loro sanno fare sul contropiede alla fine. Un gol è arrivato sulla ripartenza da un calcio d'angolo, quindi cioè, più palese di così. E questo Liverpool, oltre a essere in palla, lo vedo anche fuori forma, ma questo non giustifica affatto il Real Madrid, che ha giocato una partita, ragazzi, veramente di carattere. Parlando dell'altra, faccio un piccolo salto a Manchester. Il telecronista ha detto: il City non subisce gol da tipo 700 minuti in Champions, tempo tipo 30 secondi, ha fatto gol il Borussia, che ha fatto una partita veramente, veramente degna, che finisce proprio adesso. Ha trovato un gol, anzi ne ha trovati due, perché uno è stato giustamente annullato, gol regolarissimo, dove se proprio ci deve essere un fallo lo fa il portiere sull'attaccante. Si vede levare un rigore che non voglio commentare, rigore non rigore, però se viene dato questo rigore non ci si scandalizza come se non viene non dato, quindi pareri molto molto contrastanti. Risultato secondo me giusto, City che fa la sua partita, e adesso però c'è da vedere il ritorno a Dortmund come andrà a finire, perché se ci sono doppi scontri un motivo ci sarà. Quindi i giochi non sono fatti né per il Real né tantomeno per il City. Come ripeto, ragazzi, Real che fa una partita quasi perfetta. Quasi, dico quasi, perché comunque ci sta quel gol di Salah nel mezzo. Io non pendo né da una parte né dall'altra, ragazzi, per me è indifferente. Finché la mia squadra non torna a giocare in Europa è veramente indifferente. Però complimenti davvero a questo Real Madrid. Ragazzi, quando una squadra vince, al di là di tutto quanto, bisogna battergli le mani. Questa secondo me è la prima teoria plausibile. Ragazzi, sono tornato a... questa è una piccola parentesi che faccio in più. Sono tornato a commentare il post partita. Lo faccio stasera proprio in maniera straordinaria, poiché era tanto che non portavo un video di questo carattere, perché, come sapete, ho traslocato. Non ho ancora finito, ma sono, diciamo, al 95% delle operazioni, e quindi posso permettermi di fare cose in più con un po' più di tranquillità. Uscirà un video della Weekend League, uscirà massimo domani l'altro, lo troverete sul canale. Sarà la Weekend League con Lukaku,
squadra della settimana. E sarà una Weekend League particolarissima e la vedrete sul canale, non voglio veramente spoilerarvi niente. Quindi attivate la campanella se la vorrete vedere. I miei commenti sono questi, poiché nel primo tempo ho anche dormito 20 minuti e quindi niente. Per quanto riguarda le reaction, possiamo provare a tornare domani sera con le altre partite che rimangono. E sono molto in attesa dello spettacolo che darà il PSG. Sono veramente curioso di quello che avrà da dimostrarci. Detto questo, grazie per la visione. Io vi chiedo di lasciare un like e iscrivervi al canale se vi va. E se non vi va, pazienza. Tanto non è obbligando le persone che si ottengono le cose, quindi è un invito. Ci vediamo forse domani sera con i pronostici di Champions League. Anzi, pronostici di Europa League e post partite di Champions League. E ci vedremo anche con la Weekend League, che potrebbe anche tornare questo fine settimana su Twitch. Che per chi non mi segue su Twitch, questo mi invito veramente, veramente, veramente a farlo. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione e buonanotte.